Riccardo Morelli dell'azienda Morelli Logistiche e Servizi è stato riconfermato alla guida della sezione di Terni di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. Lo ha deciso l'assemblea dei soci della sezione che si è riunita al Resort Vallantica di San Gemini per il rinnovo delle cariche associative. Insieme al presidente sono stati eletti il vicepresidente Marco Centinari, CEPLAST, e i componenti del consiglio direttivo. All'assemblea hanno partecipato anche il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Bizzarelli, e il direttore generale Simone Cascioli. Nel suo intervento, che ha aperto la parte pubblica, il presidente Morelli, di fronte a una platea di oltre 250 ospiti tra imprenditori, autorità e rappresentanti delle istituzioni, ha ripercorso l'attività in cui la sezione è impegnata. Allora, i driver che hanno guidato l'azione della sezione in questo biennio sono stato la prima parte, il progetto di Urban Regeneration, quindi la conclusione della fase 1 e la partenza della fase 2 che è ancora in atto. L'altro driver importante è stato quello dell'allocazione dei fondi regionali per quanto riguarda il piano dell'area di crisi complessa di Terni e Narni, quindi li abbiamo collaborato con la Regione per quanto riguardava la stesura dei nostri progetti, delle nostre aziende, quindi abbiamo avuto delle ricadute importanti sul territorio perché sono arrivati fondi importanti, 58 milioni di euro, che hanno dato il là, insomma, sono stati un po' il volano per incentivare gli investimenti rilevanti da parte delle imprese del territorio. Come dicevo prima, il secondo driver, quello dell'Urban Regeneration, è un progetto che va nella direzione della sostenibilità ambientale, tema che sta molto a cuore alle imprese del territorio perché la riqualificazione urbana e la salvaguardia e tutela dell'ambiente, insomma, sono concetti che oramai sono di dominio quotidiano nelle attività dell'impresa. Per i prossimi 2 anni abbiamo da poco iniziato un progetto che può essere, come dire, riportare in auge una storia industriale, una parte di una storia industriale del territorio, che è quella della chimica, con la riqualificazione del polo chimico. Anche qui, insomma, da qualche mese stiamo interloquendo con la Regione per cercare di trovare gli strumenti utili per riqualificare, ristrutturare le aree comuni, i servizi comuni del polo chimico di Terni, così da poter rendere di nuovo il sito economicamente sostenibile dal punto di vista dei costi e salvaguardare le produzioni che attualmente sono in essere.